Buon dì, sono di nuovo dal mio amico Domenico Gasparro. Oggi ci occupiamo del baule, lo rimettiamo al mondo, lo facciamo tornare nuovo. E poi cambiamo anche il parabrezza della Subaru che ha una crepa. Vieni, ti faccio vedere. Ecco la crepa, bella lunga, bella grande. Il parabrezza va sostituito completamente. Eccolo il mezzo di Domenico, guardate che meraviglia. La E30 swappata col motore della E36 M3. A fuoco, con questa vai a fuoco. Adesso andiamo a cambiare sto parabrezza, no? Secondo voi, con che altra macchina ci andiamo? Siamo arrivati, però il video di come si smonta e rimonta il parabrezza non ve lo posso fare in questa puntata perché oggi mi dedico al buon Gasparro, ma ve lo farò vedere poi in un prossimo episodio. Ci divertiamo, regà. Eccolo, guarda che bello il mio parabrezza nuovo. Abbiamo lasciato la Subaru da Daniele, che ci cambia il parabrezza, poi dopo magari facciamo qualche video. Adesso certo. Nel frattempo stacchiamo la scritta della Subaru. Che dite? La rimontiamo o la lasciamo un po' tipo JDM style senza niente? Che a me non mi fa impazzire. È interessante per lavorare un po' di meno. Sempre per lavorare. Però noi dobbiamo fare capire a questi ragazzi come possiamo fare per rimettere la scritta in posizione, no? Perfettamente centrata, simmetrica, lineare. Gaspà. Allora ragazzi, vi sorprenderò con effetti speciali. Io di solito facevo una cosa delicata, lui bello così con la spatola, sì, tanto lo devi riverniciare a tutto, ma che ce frega. Ah, vedi, ti rimane comunque il riferimento di tutto il biadesivo. Noi un po' di riferimento lo teniamo, perché ci fa comodo per il posizionamento. Mo si apre un mondo, capito? Perché tutti pronti a dire no, lo devi togliere completo. È andata così, ci ho interrotto. Allora, così. Non serve che ce lo scrivete, lo sappiamo pure noi che le scritte andrebbero sempre ricomprate nuove, perché il biadesivo è sagomato sulla lettera, perché ti davano, ormai non te li danno più, i prespaziatori per posizionare la scritta, ormai pure i brand d'alta gamma non ti danno più sta roba, fanno economia con le mani così. Ragazzi, non è che ogni volta levi una scrittina, adesso andiamo in Subaru e ricompriamo appunto 100 euro di roba. È da matti. Adesso noi che cosa faremo? Ci prepariamo il supporto e tutto quanto e poi vi faccio vedere un paio di strade per rimettere correttamente il logo dove va. Non è che ogni volta che famo un cofano dobbiamo far ricomprare 100 euro di stemmi a tutti. No. Spendiamo dove serve, dove non serve, tiriamo sulle maniche e ci diamo da fare. Mario mette un pezzettino di carta stagnola sotto al foro, così poi quando verrà stuccata da sopra lo stucco rimane in posizione e non va giù. Ma con tutte queste dritte che vediamo, io poi vengo a mangiare a casa vostra, perché in questo caso qui abbiamo adoperato uno stucco speciale, uno stucco in Kevlar, in fibre molto resistenti che si prestano a questo tipo di operazioni, piccoli fori da tappare. Prima cosa che notiamo, non è giallo, no? Tradizionalmente sul giallastro come i normali stucchi, ed è un composto veramente valido. Quindi ricapitolando ragazzi, l'alettone originale ha 4 fori, si appoggia, si avvita da sotto col bulloncino e rimane lì bello stabile. L'altro alettone che avevo montato io in carbonio, che avevo preso da Alan Simoni, è stato realizzato in maniera custom made, fai da te, e abbiamo dovuto rinforzare sotto con una barra di ferro e poi montare l'alettone in carbonio sopra, e quindi abbiamo dovuto fare altri buchi. Ti lascio una scheda qui in alto a destra se vuoi vedere com'è andata quella cosa lì, e quindi poi è rimasto esteticamente non bellissimo. Ora noi lo andiamo a pulire, lo andiamo a spianare, lo andiamo a riverniciare, e però manterremo tutti e 8 i fori, sia per montare l'alettone originale che per montare l'ala in carbonio. Vi faccio vedere tra poco. Te lo dico in gergo, Mario sta spianando tutto il baule. E nel frattempo Domenico continua a parlare al telefono, sempre al telefono. Lavoro, cioè. certo. Come stanno... Aspetta un attimo. No, non voglio sapere niente. Questo invece è il classico stucco normale per fare le riparazioni normali. Abbiamo una rasatina, 4 buchetti, una drizzatina, una manetta di fondo. E una carbonara. Vi faccio vedere invece per riattaccare le scritte un'opzione valida, che è questa qua, guarda, un transfer, cioè che cos'è? È un adesivo che ci consente di lasciare poniamo caso su questo pezzo qui, lasciare la parte solo che ci interessa, solo sul supporto, vedi? Solo sulla lettera. Esatto, guarda, vedi che succede? Dopo lo rifacciamo bene, ora è solo per farlo vedere ai ragazzi, no? Cosa succede?
qui, si è tolta la porzione di colla che è andata a finire qui. Quindi senza necessariamente ritogliere tutto il biadesivo e stare lì a risagomarlo, anche perché molto spesso non sono misure standard il 3, il 4, il 6 mm, ma magari è 3,5, magari ha una forma per cui è preinciso con un plotter da taglio in casa madre, noi ovviamente non lo possiamo replicare. Allora, come facciamo? Questo è un bel sistema perché non aggiunge spessore, si adatta a qualunque forma ed è anche resistente. Dopo puliamo un pochino, va pulito bene, ci mettiamo questo e le riattacchiamo. Yo. Spianatina e poi un pochino di fondo. E a casa Gasparro la merenda per i ragazzi, i bambini, la figlia, diciamo così. Sì. Invece di farla con la roba chimica, quella che fa bene a Coca-Cola, al McDonald's. Mo è cresciuta, gli davi i pomodori per merenda. Ma gli ho detto a mo, ci mandano i servizi, ci mandano se gli dai i pomodori. È veramente una cattiveria. È una cattiveria, cioè i ragazzini non lo mangiano male. Devono campare male come noi. Noi abbiamo campato male, i fi peggio. Il pomodoro a merenda, no. Ok, Mario ha carteggiato tutta la parte del fondo, ora la superficie è perfettamente liscia ed è pronta per essere verniciata. Daremo la base opaca, il blu del Subaru, tipico blu del Subaru, e poi il trasparente. I wanna take you out, show you the time of your life. I wanna figure out what it takes to give you everything you desire. Prima mano diamo una mezza mano, un po' più di una mezza mano, quanto basta per dare un po' di ancoraggio alla mano successiva. Vedete com'è? A volte si frange di più, a volte meno, però va bene, è normale, non crea nessun tipo di problema. La prossima mano sarà invece molto più lenta e molto più materiale. Questo sarà molto più carica. Sarà molto più carica. Quindi ragazzi, ci siamo! Domenico ha dato la seconda mano di trasparente, sembra venuta benissimo, quindi mettiamo il baule in cottura e andiamo a vedere se la Subaru è pronta. Eccoci! Ciao, come stai? Tutto bene? Non abbiamo ripreso, mi dispiace, faremo un prossimo contenuto che tu ci illustrerai su come fare. Quindi romperà di nuovo il vetro? No, speriamo non questo. Comunque ammazza che bella, oh. Bella. Allora, i nastri si tolgono oggi pomeriggio, verso le 4, già sono 3 ore. Altre paio d'ore. Va bene, ma ci torno a casa così. Allora ragazzi, eccoci qua, abbiamo finito, anche oggi ci siamo riusciti. Baule montato, perfetto. Matteo, mi raccomando, mi affido a te. Sì. C'hai le mani buone, faccio vedere come le usi. 48 ore, una spianatina, una lucidata, perché ragazzi, lo sai, gli piace stare solo al top. Fammi vedere poi come viene. Qualunque cosa, vai alla grande, ti ho lasciato i step. Vi seguirà lui nel posizionamento delle lettere, ragazzi, perché ovviamente vanno posizionate dopo la lucidata. Quindi aspettiamo Matteo per vedere il 100% del lavoro. Per oggi, eccolo qui, la fettuccina era buona, mi raccomando, io lo devo dire? Sì. Ancora non vi siete iscritti, portacci vostra. Bene, siamo rientrati in officina del pilota, devo terminare il lavoro di Gasparro. Ho dato una carteggiata in alcuni punti dove c'erano degli sporchini sul baule con una carta 2000. Ho già fatto, perché poi sono un video troppo lungo, adesso con un po' d'acqua e un panno do una pulita, poi passo un altro prodottino, insomma dai, cominciamo ragazzi. Diamo una pulita ai rimasugli di vernice trasparente che ho carteggiato, rimosso con la 2000. Prendo una carta Trizac da 1500, la metto sul mio platorello rotorbitale pneumatico, sempre bagnato, wet sanding, questo non si fa a secco, quindi bagno il disco, bagno la superficie da trattare e comincio ad una velocità bassa a rimuovere i graffi causati dalla carta 1000. Questa zona è quella che ho trattato con la 1500, rimane molto opaca, qui ai margini si vede ancora qualche segno di
carteggiatura, per cui ora interverremo con questa carta sempre Trizac, sempre ad uso bagnato, 3000, cioè la 3000 rimuove i graffi della 1500. Tolgo il disco da 1500, metto il disco da 3000, lo bagno. Ok, vedi, ora la superficie è molto omogenea. Questa gli dai una mano di 6000 adesso, poi lucidi, che diventa... è come la... ma io non lo dico. Bella, molto bella. Cioè, non è quello che ti fa godere. Terzo ed ultimo step della Trizac bagnata, ovvero cambio questo disco e metto quello da 6000. Questo è quello che vedi dopo il trattamento 1500, 3000, 6000. Con la 6000 bagnata puoi carteggiare quanto vuoi, di base non scopri il trasparente perché non scalda, mentre quando usi la lucidatrice e la lana con una rotor vitale molto potente c'è il rischio che scopri il trasparente, quindi fai attenzione nello step successivo. Su questo puoi stare tranquillo. Stesso trattamento per rimuovere alcune imperfezioni sul baule. La mano sempre bella piatta, ragazzi, eh. È molto precisa dove gli spazi sono stretti. È vero che ha un potere di taglio nettamente inferiore alla sorellona maggiore, però è anche vero che con un disco così piccolo riesce ad arrivare in punti dove la sorellona non va. You follow me? Bisogna avere un pochino più di pazienza, quindi andare a lavorare molto di più la superficie, però vi posso garantire che il risultato alla fine sarà molto buono. Ci siamo, ragazzi, 3 finishing compound, questa dà una bella finitura, la passo qui lì e ci siamo. Guarda che belle vitarelle svasate che mi ha mandato la Simoni Racing. Adesso queste le mettiamo, tutte e 6 me le preparo, sul baule dove ci sono i fori dell'alettone in carbonio. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Colla ce n'è parecchia, quindi attacco la scritta in prezza su questo pezzo di scotch. Lo facciamo aderire bene, poi dovrei staccare staffare sperando che viene via la colla. Mi sembra dritta, voi che ne dite? E poi io in questo bel blu ci navigo proprio con i pensieri, sogno. A proposito di sogni, nella prossima puntata di Officina del Pilota vedremo com'è. Cazzo ne so, non lo so, ancora non so che. Però voi iscrivetevi al canale perché siamo a 94.000. Per me è un bel traguardo arrivare ai 100. Veramente sarebbe bello se mi lasciassi anche like nel video, perché video che sono utili penso che uno di base il pollice in su lo mette. Ciao Mario! Per Marione. Mario è il numero uno, non gli frega un cazzo.